Velocemente, ecco, alcune riflessioni. Ecco, la delibera, come sappiamo, regolamenta il nuovo sistema di residenzialità per le persone anziane di Roma Capitale. L'obiettivo di questa riforma, quindi, è quello sicuramente di promuovere l'invecchiamento attivo, mantenendo l'autonomia della persona e sviluppando le sue potenzialità, le sue capacità. Io sinceramente vorrei sottolineare come questa delibera contribuisce al rafforzamento socio-culturale della valorizzazione e promozione di una cultura diversa dell'anziano, attraverso quindi, come abbiamo sentito, nuove forme di residenzialità tendenti a incoraggiare la cogestione e la convivenza. E come ben potete capire, questo induce la persona ad essere parte attiva nel suo percorso di vita. La delibera quindi rispecchia anche una visione politica generale di riforma della residenzialità, che quindi non si limita soltanto agli anziani, ma è stata improntata anche su altre tipologie, altre categorie, tra cui neomaggiorenni, senza fissa dimora, tutta la parte che riguarda le pari opportunità, quindi anche la violenza di genere. È stata una delibera fortemente voluta perché appunto presenta un carattere innovativo rispetto a ciò che è sempre stato per questa categoria di persone. Oggi lo sappiamo, il tipo di accoglienza è quello delle classiche case di riposo, strutture molto grandi che proprio per la loro natura di grandi comunità hanno un approccio, ecco, che possiamo considerare poco individualista rispetto alla persona. E quindi ecco, tramite questa riforma vogliamo cercare di creare dei progetti ad hoc, più a misura di persone, una sorta di piccole comunità che appunto emergono mettendo a regime tutto questo sistema delle residenzialità. Quindi la delibera in sé, ecco, riorganizza la risposta residenziale, individua nuove soluzioni abitative, definisce le caratteristiche di nuovi servizi residenziali, anche le figure professionali che sono coinvolte e tutta la regolamentazione interna. Dal punto di vista socioculturale, come accennavo prima, tende a promuovere e a rafforzare questo modello culturale e sociologico anche, che vede appunto la riappropriazione del ruolo centrale della propria vita da parte della persona anziana, che quindi diventa soggetto attivo, con la conseguenza appunto di raggiungere questo importantissimo obiettivo di promuovere l'invecchiamento attivo. Un ultimo aspetto che non dobbiamo sottovalutare è quello economico, perché appunto questo modello individuato tende ad ottimizzare i costi. Infatti, appunto, introducendo nuove forme di gestione autonoma, le residenzialità consentono di ospitare complessivamente più persone. Quindi, parallelamente all'implementazione della rete di servizi, viene apportato anche un risparmio economico notevole per l'amministrazione. Non entro nel dettaglio della riforma, già ampiamente illustrata dall'assessore Mammì, ma vorrei sottolineare come si sia prestata molta attenzione e delicatezza al momento di avvio di questi percorsi. Sappiamo bene che la fase iniziale del co-housing è sicuramente la più importante, la più difficile, la più delicata, al quale appunto dobbiamo prestare particolare attenzione. Deve essere anche monitorata. E quindi ecco, sappiamo che il Dipartimento sta lavorando in questo senso attraverso gli enti gestori individuati, quindi è un lavoro veramente enorme che appunto sta prendendo in considerazione questa riforma da tanti punti di vista. Spero quindi che sia compresa da tutte le forze politiche l'importanza di questo lavoro realizzato appunto dall'assessorato, quindi dalla nostra assessora Veronica Mammì e dal Dipartimento e anche che quindi è stato portato avanti, come ha spiegato l'assessore, con profonda passione e determinazione. Ecco, questo veramente ci fa piacere ascoltarlo, coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali. Ecco, è una riforma che sicuramente rappresenta un cambio di prospettiva. Questo è stato già evidenziato, ma ci tengo anche io a ricordarlo. Ecco, un cambio di prospettiva rispetto al ruolo e al valore che vogliamo dare alla popolazione anziana, che quindi torna ad essere protagonista della propria vita e quindi anche un valore aggiunto per la nostra società. Grazie Presidente.